Tutto esatto. Siamo sopra condotta 7. Il dislivello è quello previsto. Mio orologio segna 10:35. Confermo che l'operazione viene compiuta fino ora 1. Aspetto le coordinate. Passo. Ve le comunico tra poco. Chiudo. È venuta per la sua cassetta, signora? Sì. Deve avere un po' di pazienza, signora. L'ingresso alle cassette di sicurezza è proibito fino al termine delle operazioni settimanali di controllo della cassaforte. Splendido. Ha ragione, signora. È una delle più moderne del mondo. L'unica cassaforte a comandi elettronici e chiusura elettromagnetica. Quella che vede è la riserva aurea della nostra banca. Non potrebbe essere più al sicuro di così. Sette metri a nord del segnale, amore mio, come hai previsto. È la più bella cassaforte del mondo. È anche la più sicura, come hai sentito. È degna di te. Prendere i passaporti. Entriamo ora, professore. Vi do le coordinate. 72 gradi west, 167 east. L'intersezione è all'angolo nord dell'edificio. Controllate le carte. E fate il punto, passo. Grazie, professore. A tra poco.
suoi calcoli sono sempre esatti, professore. La tubazione del gas è parallela alla condotta e attraversa il pozzo inferiore con un dislivello di 4 metri. Ricevuto, grazie. Il materiale è tutto sotto? Certo, professore. Procediamo con 2 minuti di anticipo sul previsto. Non c'è fretta, lavorate calmi. Adesso chiudo. Io ti guardavo nella strada poco fa. Mi piaceva pensare che sotto la pelliccia eri quasi nuda. Quasi nuda e solo io lo sapevo. Anche i tuoi operai se ne sono accorti. Non distrarli, è il loro esame di riparazione dopo l'assalto al treno di Londra. Non è stata tutta colpa loro. Se avessero eseguito alla lettera le mie istruzioni, oggi non saremmo costretti qui a lavorare con 3 miliardi in Inghilterra che purtroppo non si possono spendere in nessun modo. Sei buono, Albert. A volte mi domando che cosa avresti fatto se fossi nato santo. Avrei fatto del tutto per evitarti, my darling. Ne sei proprio sicuro? Cosa non faresti per un poco di oro? Questa volta finalmente ne avrò tanto che non dovrò più desiderarne per tutta la vita. Anche me potrai comprare. Tieni, questi sono i nuovi passaporti con i numeri cambiati. L'importante è che siano rimaste le fotografie e i nomi originali. Se fossi in te, professore, la smetterei con la superstizione del numero 7 dei nomi in A. Che posso farci se i 6 migliori elementi d'Europa cominciano a operare come me? E poi sono tutti sconosciuti alla polizia. Adolf Grüger, Germania. Augusto Barreto, Portogallo. Alfred Bresson, Francia. Anthony Van Dyck, irlandese. Aldo Risi, Italia. Alfonso Rodrigo, Spagna. Scusa, devo... E che altro sai? Un momento, prego. Solo che i passaporti falsi hanno numeri diversi. È questo che non mi spiego. E adesso dove stanno? Chi lo sa. C'è andata una ragazza a ritirare i passaporti. Chi è? La persona che ha falsificato i passaporti non le ha chiesto i documenti. Che pensi siano venuti a fare? È un colpo grosso, commissario. Cosa? Sì, forse oggi stesso, vista l'urgenza con cui hanno chiesto i passaporti. Stanotte o domani saranno fuori dalla Svizzera. Tu lo dici. Kaufmann, telefona a tutti i paesi di origine di questi signori e dimmi che cosa ti raccontano. Köhler, fai fare 100, 1000 copie di queste fotografie e dalle a ogni posto di confine, ad ogni commissariato, ad ogni agente. Fai pattugliare banche e gioiellerie di tutta la città. Bene, caro. Al lavoro, presto. Immergiamo, professore!
chi? Professore, applichiamo il plastico. Puoi andare, Augusto. Il sistema dell'allagamento. Passo. A che punto siete? Pronti, professore. Tra un minuto esatto può darlo radiocomando. Quando vuole, professore. Dimmi quando, Aldo. Eccolo. Thank you.
Può iniziare operazione silenzio, professore. A te, George. Brava, George. A te, Aldo. Il motore gli al massimo. Passo! Cominciate, ragazzi. Vai. Aldo, a che punto sei? Ti avverto che con l'operazione isolamento telefoni sei in ritardo di 47 secondi. Sbrigati, passo. Gli è fatto, professore. Pronto? 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 Ma che succede? Mi sentite? Che succede, centralino? Sei interrotta la linea. Non sento più niente. Pronto? 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 Trasmetta questa e l'altra di Londra. Ma non funziona. Appena può. Come le dicevo, il clima è stupendo. E tutto l'arcipelago... Mi scusi. Ha trasmesso le quotazioni ai Lloyd's di Londra? La telescrivente non funziona, signor direttore. Anche i telefoni sono interrotti. Cos'è questo rumore? Un'auto in strada. Chiami qualcuno e faccia riparare i telefoni. Subito, direttore. Guardi, questa è Raiatea. L'isola che le consiglio. È solamente a un'ora di volo da Tahiti, ma molto più primitiva. Ecco, guardi. Ci sono alberghi? Uno soltanto è confortevolissimo. È nascosto in una stupenda baia. Posso prenotare anche oggi se vuoi. Per quante persone? Per me solo. Prepari il biglietto e l'itinerario. Partirò fra due giorni. Qui Telefonica Svizzera. Ma certo, vi manderemo subito un operaio che è nella vostra zona. Sì, conosciamo l'indirizzo. È nostro interesse. Buongiorno. Puoi andare, Augusto. Si accomodi, prego. Venga. Di qua. Ha molto tempo che non funziona? Sì, da qualche minuto. Vediamo che si può fare. Posizione esatta? Sì, quasi. Orientala 3 centimetri a destra rispetto al cancello. Sta bene. Si chiude, dobbiamo uscire. È un lavoro lungo? No, pochi minuti. Potranno già sostituire un fusibile. Ma se chiudete... Torno da qui a un'ora, quando apre il nuovo la banca. Posso lasciare questa? Certo, nessuno li raccomando. Mi raccomando, sono strumenti delicati. Costano un occhio della testa.
Anzi, due occhi. Il capo mi farebbe lavorare tutta la vita per pagarli. Così è perfetto. Giù, come va? Non vuole cedere! È più duro del previsto! Volte, spingete più volte! Presto, professore. La polizia forza un cofano. Stacca i fili. Ancora un momento! Rimettete i respiratori, io ho ancora molto gas di deflusso. Professore! Possiamo continuare! Andate avanti, avete 45 minuti. Orecchie bene aperte ai miei ordini.
lei. Aldo, dammi la valigia dei tubi, presto. Eccomi, arrivo. Ciao, Palombaro. Dammi la zicca. Tutto bene? Sì, alla perfezione. Ciao, spaghetti. Ah, troiaio. Caramella, o come va lassù? Mi senti, vecchio cabrone? Sta zitto, cretino. Ma scusi, lei è ventriloquo. Meccanico. Mi pareva. Italiano chiacchierone villano. Di tanta gente proprio te, professor, doveva pigliare. Se parli ancora far così, todo c'è in Ginevra. Sanno che facciamo. Basta di domandare, penso al travaglio. Sta tutto bene, ma se miglior sia pulizia se ne va. Non costa nada questa storia. Augusto! Basta con chiacchiere, controlla il carico. Certo, professore, certo. A che punto siete voi là sotto? Siamo dalla cassaporta, professore. Aumentiamo la sortita del loro. Passo. Augusto, aumentare la velocità di carico. Fa già tanto rumore, attirerà la tensione. Non preoccupati! Chi è che si preoccupa? Augusto è il portoghese. Lo preoccupano dei poliziotti davanti alla banca. Ha ragione, poverino. Non puoi mica pretendere da tutti la tua calma inglese, non ti pare? Calmo. Ma non con te. Adolf, Alfred, stop, fermi. Che succede? Fermi. What's the matter? Scusi se insisto, ma che succede? C'è il guardiano. Zitti, ho detto. Imbecille. Riprendete il vostro lavoro. Avanti, ragazzi. Avanti, a tutta forza. La banca è vostra. Vi restano 35 minuti. Svuotatela. Andiamo, Alessio. È già in tavola da parecchio. Mamma, c'è qualcosa che non va, mamma. Non ti senti bene, Alessio? No, sto benissimo, ma forse è meglio avvertire la polizia. La polizia? Che è successo? Stanno rubando. Stanno rubando? Chi sta rubando, Alessio? Il commissario. Alessio? Il commissario. Ma no, zitta, che c'entra lui? Pronto? Il commissario? Senta, commissario, qui stanno rubando. Ma dove? Ditemi dove. Place Bel Air? Sì, proprio il mio quartiere, commissario. Sono il radioamatore ZK9. Ditemi il vostro nome, non la sigla. Pronto? Pronto? Accidenti, ha riattaccato. Rintracciatemelo. Era un radioamatore. Dice di aver captato ordini per una rapina ad una banca della nostra città. La sua sigla è ZK9. Quale banca? Non lo sa, ma è vicino alla sua zona. Dove abita? Se lo sapessi non le avrei chiesto di rintracciarmelo. Faccia controllare tutte le banche di Place Bel Air una per una. Presto! Ma è l'ora di chiusura. Thank you.
Senti un po', ti sembra l'ora più adatta per fare tutto questo baccano? Dobbiamo far rapido. E chi vi corre dietro? Il comune. Cioè, è stato il comune che ha detto di far rapido. Anch'io dipendo dal comune. Ah, sì? Certo, e a me ha detto di far rispettare il silenzio all'ora di pranzo. Ah. Come la mettiamo? Su, avanti, dammi la licenza. Voglio vedere con i miei occhi che orario ti ci hanno scritto. E questo cos'è? Cos'è? Sei sordo? Per questo non ti dà fastidio il rumore. Il comune ti ha scelto apposta. Beh, vammi a prendere i documenti. Sì, vado subito. No! Oh, ma che succede, Costa? Sei sordo? Ecco, sta scritto anche a ora dei pasti. Va bene. Continuate. Si può sapere sta succedendo lì sotto loro? Volevo dire loro. Aspettano. Loro chi? I nostri compagni che trabagliano a tirar via la melma d'Ugas. Le condutture invecchiano, è necessario cambiare. Gran brutto affare. Fammi strada, vengo giù anch'io a darti una mano. No, se già in tanti, quasi non ci s'entra. Oh, continuate, scherzavo. Che punto siete? Ancora 10 minuti nella casa volta. Avete 13 minuti di aria nella bombola, anticipate l'uscita. Cerchiamo di farcela senza rinunciare a niente, professore. Dove eravamo rimasti? Alla fuga. Ah, sì. Poi scompariremo, semplicemente. Sai già dove andremo? Vorrei fosse una sorpresa per te. Te lo dirò all'ultimo momento. Ma sei proprio sicuro che non ci troveranno? Oh, mai. Polizia. Scusatemi, è il commissario di zona che mi manda. Ha ricevuto una telefonata poco fa. Sì, c'è stata una segnalazione, un reclamo da parte del convento qui di fronte. Insomma, il padre superiore ha visto una signora che gira per casa tutta nuda, quasi nuda. Insomma, un po' spogliata. Voglio dire, senza indumenti. Ah? È la mia festa oggi. Auguri. Al mio paese chi compie gli anni bacia il primo uomo che bussa alla porta. Quest'anno è toccato a lei. Neanche se giro in casa nuda non faccio niente di male. Glielo spieghi lei al padre superiore. Sai, non do molta importanza a queste cose, sono nudista. Mi piace, molto. Cioè, mi dispiace di averla disturbata. Non mi ha disturbata, anzi. E di qualunque cosa avesse bisogno non esiti. Agente Tronché. Claude Tronché, sezione buon costume, pronto intervento. Mi ricorderò, Claude. A presto. Troppo lungo il bacio. Quanto vi manca? Mi sentite? Quanto vi manca?
Svuotatas! Ora finiamo il puntellamento di oro! Basta un solo minuto, professore! Fermi, non fate il minimo rumore! Ma deve essere sistemato ancora un tubo! Dobbiamo piazzarlo, professore, altrimenti rischiamo il crollo! Fermi, sta arrivando la polizia! Apra, la prego. Qui non ha toccato niente nessuno. Le dico che è impossibile, ispettore. Oltre a questa camera blindata, la banca ha cellule fotoelettriche dappertutto e un sistema di allagamento sotterraneo che noi potremmo usare in qualunque momento. Vede quel bottone? In caso di emergenza basta spingerlo e in 35 secondi l'acqua del Rodano irrompe attraverso una condotta nelle gallerie di allagamento che corrono sotto di noi. Come vede, commissario, il nostro oro è più che al sicuro. La sua preoccupazione è inutile. Nessuno potrà mai penetrare in questa camera. Noi facciamo ogni sforzo per sostenere col nostro prestigio gli interessi del risparmiatore. Ne sono convinto. Ispettore, arresti il radiamatore, così imparerà a fare scherzi di dubbio gusto. Adolf, Alfred, continuate pure, vi restano 5 minuti di aria nella bombola. L'ultima banca, ispettore? Credo di sì. E questo arnese, che cos'è? L'operaio dei telefoni deve aver lasciato la sua cassetta. Stamane abbiamo avuto un guasto alle linee. Mi dispiace, direttore, di averla disturbata per niente. Oh, non le pare, commissario. Presto, Alfred! Esci, presto, presto! Il tubo! Si sta piegando il tubo! Vite! Vite, l'effettua! La valigia! Eleva la valigia! Oh! Milano, chintate! Cosa c'è? Presto! Aiutami, Alfred! Aiutami! Adolf, Alfred! Che è successo? Rispondete! Rispondete! Mi sentite? Cosa è successo? Rispondete! Ne vous inquiétez pas, professeur. Nous avons terminé, tout va bien. C'è stata una frana in miniera mentre si faceva le valigie. Peccato lasciare queste grazie di Dio, professore. Avete finito la vostra aria, sbrigatevi! E sta ancora tanta per respirare un mese. L'aria sta terminando. Posso esserle utile? Sono venuta per ritirare qualcosa dalla cassetta di sicurezza. La faccio subito accompagnare. È da molto tempo cliente della nostra banca? Da ieri. Soltanto ieri ho preso una cassetta per i miei gioielli. Mi dispiace di non essere stato io a riceverla ieri. Comunque ero sicuro... Scusate. Con permesso. Ero sicuro di non conoscerla. Dirigo questa banca da 5 anni e ormai ho imparato a memoria quasi tutti i nostri clienti. Jouet, faccia aprire il cancello alla signora. Subito, signor direttore. Probabilmente lei è la mia ultima cliente. Oggi la direzione generale ha accettato le mie dimissioni.
E io così stasera lascio la banca e vado a riposarmi all'estero. Bene, non è contento? Beh, vede, dopo tutto questo tempo... Ma lo sa che è una strana coincidenza? Cosa? 5 anni fa, quando lasciai la banca di credito a Zurigo, l'ultima mia cliente fu una signora elegante e mi permetta bella come lei. Comunque, grazie per la sua scelta. La nostra banca le porterà fortuna. Tutto a posto, professore. Può far ristabilire i contatti. D'accordo. Ecco fatto. Ho passato le consegne, direttore. Va bene, vado pure. Grazie. Professore, operai apro un gas. Richiudilo, presto! Era tutto qui il guasto. Chi si sarà divertito? E te lo chiedi, un cornuto? È figlio di cornuto. Sì, ma non mi piace che si sappia. Fatto, professore. Professore, professore, l'idiota di portoghese ha aperto gas prima di tempo. Non vi preoccupate, l'idiota di portoghese ha già richiuso. Potete salire per le valigie, Edoardo. Puntuali i nostri ragazzi. No, 7 secondi di ritardo. Che fa l'efficiente? Senta, per favore. Può fermare il traffico? Dovremmo andare via. Certo. Grazie. Thank you.
Ma com'è successo? Ci ha sbattuto la testa uno contro l'altro. Andiamo. E ci ha buttato nel chiusino. Non facevamo niente, glielo giuro. Stavamo riaprendo il gas. Sapresti riconoscerlo? Certo, con quella faccia da delinquente. Era piccolo. Aveva un gran testone e gli occhi da matto. Lo prenderemo. Sali. Qui, ingegnere, è la bolletta di sdoganamento del carico. Una copia per lei e l'originale per noi. Ecco, un'altra sotto, per favore. Dunque, sono 7 tonnellate di ottone per le fonderie Ambrogi di Napoli, esatto? Esatto. No, c'è ancora la bolletta doganale. Se vuol mettere una firma anche qua, per favore. È un genio. Tutto a meraviglia, come lui ha previsto. San Pancrazio mio benedetto. Quando ritorni a Malaga ti compro un'altra iglesia. Siamo 7 uomini tutti d'oro, mamma. Per l'assicurazione contro il furto ha provveduto direttamente lei qui a Ginevra, vero ingegnere? Ma certo. Ancora non è finito, un'ultima firma in fondo. Questo le permetterà di ritirare la merce anche a Roma come da sua richiesta. Comunque non si preoccupi, se questo non dovesse avvenire, le ferrovie italiane inoltreranno ugualmente l'ottone alla fonderia. No, cioè volevo dire che, ingegnere, sarebbe meglio che rimanesse in sosta a Roma. Sa, un ritardo, un disguido. Ah, questo non è possibile, signorina. Una volta che il materiale avrà lasciato la Svizzera, dovrà essere ritirato dove stabilito dalla bolletta, altrimenti viene inoltrato direttamente al destinatario. Sì, ma la fonderia... Non si preoccupi, signorina. Non si preoccupi. Siamo alla conclusione. Adesso vi chiedo la massima collaborazione perché il nostro lavoro sia coronato di successo. Punto primo, sistemerete le macchine esattamente come erano quando le avete affittate. Ricordate che questa sera dovranno essere riconsegnate. Secondo punto, domani passerete il confine tutti quanti in una macchina. Userete i nuovi passaporti. Questo per evitare che sui vostri veri sia messa alla frontiera il visto di uscita. Terzo punto. Giorgia e io partiremo insieme stasera con il treno delle 21:45. E a Roma domani preleveremo l'oro. Il nostro appuntamento è dopodomani all'hotel Hilton alle 3. Questo è tutto, signori. Molto grazie.
7 tonnellate diviso 8. Quanto toccherà a ciascuno di noi? 3 tonnellate e mezzo. Ma come? 7 diviso 2 fa 3 tonnellate e mezzo per te, 3 tonnellate e mezzo per me. E gli altri? Niente. Ma dopodomani loro saranno tutti a Roma. Perché ho fatto falsificare i loro passaporti? La polizia domani li fermerà tutto il tempo che servirà a noi per sparire. Con loro, naturalmente. E dopo? Dopo che? Ma scusa, se sono i migliori elementi d'Europa, come tu dici, non faranno nessuna fatica a rintracciarci una volta liberi. E poi non credo che rinuncerebbero tanto facilmente a quello che gli spetta. Per questo avrò bisogno di te. Se ci troveranno, testimonierai che accidentalmente l'oro è finito in fonderia, come Ottone. Ma è meraviglioso. E quando sapranno che alla fonderia il vagone non è mai arrivato? Non è così. Ho pensato anche a questo. Hai pensato a tutto? Avanti. Credevo non arrivassi più, amore mio. Sono sempre puntuale, dovresti saperlo. Dove sono le bollette di spedizione? Te le prendo subito, tesoro. Scusami, caro. Ecco qua, c'è tutto. L'oro arriverà a Roma domattina. E noi lo andremo a ritirare. E di lui che ne faremo? Hai pensato a qualcosa? Si potrebbe buttarlo dal finestrino. No, non ne vale la pena. Sparirà da solo. Tra poco saranno in 6 a cercarlo. E tutti convinti che l'oro ce l'abbia lui. E se non lo trovano? Allora il professore dirà che accidentalmente l'oro è finito in fonderia, fuso con 300 tonnellate di ottone. Io stessa posso testimoniare. E se non lo fa? Se non lo fa, il mio notaio di Ginevra spedisce 7 lettere sigillate. 6 indirizzate ai complici del professore e la 7ª alla polizia di Ginevra. Questo è ovvio, succederà anche se gli venisse in mente di infastidirci. Ah, dimenticavo di dirti che nelle prime 6 c'è la storia del suo tradimento. E nella 7ª, indovina che c'è? Quella del tuo tesoro. Tieni, questo lo farà dormire tranquillo fino a Bari. Tu permetti, caro, vero? Avvertirò il conduttore di non svegliarlo a Roma. Posto di frontiere del Gran San Bernardo. Per favore, preparare i passaporti. Posto frontiere del Gran San Bernardo. Preparez vos passeports, s'il vous plaît. Grenzübergangsstelle am großen St. Bernard. Bitte alle Pässe bereithalten. Abbiamo un fatto, ragazzi. Pronto? Qui Scalo Merci Roma Ostiense, dica. Sì? Buongiorno, siamo venuti per ritirare la merce. Va bene. Ehi, Ugo, la 686 non è quella che ha proseguito per Napoli? Sì. Mi dispiace, signora, ma la merce è già a Napoli. È transitata ieri. Nella bolletta c'è scritto che dovevamo ritirarla qui a Roma stamattina, mi pare. No, no, signora, legga qui. Consegna merce al destinatario, non c'è scritto altro. È tutto molto chiaro. E il destinatario è la ditta Ambrogi di Napoli. Deve esserci sicuramente uno sbaglio. Ma... tenga, questo è per lei. Chiami la fonderia, Ambrogi. Il telefono è sulla bolletta. Dica che non tocchino la merce. Stiamo arrivando. Lo faccia subito. Subito! Non sono venuto fin qui per sentirmi dire delle bugie.
Se non avete la coscienza sporca, perché volevate andarvene con i passaporti falsi? Glielo abbiamo già spiegato, commissario. Deve essere stato uno scherzo. Sì, qualcuno si è divertito a cambiare i nomi sui passaporti. È una birichinata. Potreste dirmi chi è stato? Sì, lo sapevo, io lo dicevo nel mio interesse. Già è la prima volta che ho da fare con la polizia. Anch'io. Questo lo sappiamo. Quello che vorremmo sapere è perché avete deciso proprio adesso e tutti insieme di averci a che fare. Deve essere uno scherzo, d'accordo. Buttateli dentro e lasciateceli finché non vuotano il sacco. Volevo sapere dove siamo. Tra 10 minuti a Napoli. Ma avevano detto di svegliarlo a Bari, per questo non le ho servito il caffè. Me lo porti adesso, è quadruplo. Qualcuno ha tradito. E anche so chi. Chi è stato? È inutile cercarlo entre noi. È già al sicuro con i lingotti, lui. Se ne fa possibile. Il professore. Lo hai detto, proprio lui. Per me, caput. Primero vedremo dove è finito l'oro. Después vedremo se questa detenzione è casuale. Tra 7 ore ci fanno sortire. Non hanno prova per cambiare il fermo in arresto. Molto giusto. Meglio aspettare. Ah, io non credo chi è stato il professore. Con il nickel e il ferro. 20 tonnellate di nickel, 200 di ferro e 7 di ottone. Si può separarlo? Come? Separarlo dal resto? Impossibile! L'ottone ormai non esiste. Fa parte del ferro e del nickel. È un'ottima lega. Ne fanno casseforti. Non può essere uno sbaglio. Questo quantitativo di ottone ci arriva regolarmente ogni mese dalla Svizzera. Sono anni che fabbrichiamo questa lega per casseforti. Altro arrivo di questo tipo? Stamane sono venuti a ritirare dell'altro ottone, ma con una copia della bolletta 686 diretta come ogni mese alle fonderie di Napoli. L'hanno ritirato? Ma che? La bolletta non prevedeva la sosta a Roma e la merce ha proseguito direttamente per Napoli. Forse c'è stato uno sbaglio in Svizzera, probabilmente una sostituzione. È stata senz'altro una sostituzione. Per te sono sempre stato soltanto un mezzo per arrivare all'oro. E adesso che l'oro non c'è più. Saresti il ricordo di 5 anni della mia vita sciupati per niente. E invece voglio dimenticare, è molto presto. Non eri certo dello stesso parere l'altra volta dopo Zurigo. Anch'io li ho sciupati tutti questi anni perché ti ho creduto. Buona fortuna.
andiamo. E allora? È finito in fonderia e lo hanno fuso insieme a 300 tonnellate di ferro e più di 20 tonnellate di nickel. Dicono che sia un'ottima lega. La usano per fare super casseforti destinate alle banche svizzere. E perché non l'avete ritirato? Purtroppo siamo arrivati tardi. Hanno sbagliato in Svizzera. La bolletta prevedeva l'invio del carico direttamente in fonderia. E il professor? Era molto seccato e se n'è andato. Non vuole più saperne. Che pasticcio. Eppure deve esserci una ragione per questo sbaglio. E noi che dubitiamo di lui? In ogni modo, je pense che è meglio parlare direttamente con il professor. Ormai a che serve? Perlomeno a studiare la situazione. Forse potrebbe fare qualcosa. Qualcosa nuova si può fare. Si sia perdito l'oro? Sì, questa è un'idea geniale. Se il professor vuole, organizza altro colpo in un par di giorni. Vi ho già detto che non vuole più saperne di lavorare con voi. Ah, non. Possiamo convincerlo, pregarlo per tornare sopra sua decisione. Non ci vuole più e ha ragione. Non portiamo fortuna. Certo, è la seconda volta che con noi gli va male. Comunque, io credo che tu, Giorgia, puoi farci un incontro con il professor. Non insistete, è inutile. Adesso sono stanca. Volete sapere una cosa? A me questa donna mi eccita. Finalmente. Pensavo non arrivassi più. E invece eccomi qua. Sola? Sola, senza oro e completamente tua questa volta. Se mi vuoi. Ti ha abbandonato. Lo avevi previsto? Sì. Come tutto il resto. Figurati, per un momento ho pensato che tu volessi spararmi. Oh, non è nel mio stile. Sono venuto a riprenderti. Dopo tutto quello che ti ho fatto. Ma se non vuoi venire, puoi dirmelo. Ti capirei. Adesso non c'è più l'oro? Credi proprio che me ne importi tanto dell'oro? No. Andiamo. Ma ci sono gli altri, Giulio. Lo so. Thank you.
Un momento. Pazienza, figliolo. Buono, buono. E adesso ci sarà la spiegazione. 10 contro 1 che dietro se portone sta l'oro. E se andiamo a vedere? No, meglio attendere. Beh, io vado fino para a comprare aramelle. Albert! Come vedi, l'oro non ha corso alcun rischio. Un piano perfetto. Sì. Se non stesse accadendo l'imprevedibile. E cioè? Quel quid che manda il piano più perfetto al diavolo. Ma se il diavolo sei tu, caro. Stavolta ti sbagli, Giorgia. Ti ripeto che sta succedendo quello che i grandi maestri del crimine chiamano giustamente l'imponderabile. Che vuoi dire? Guarda chi ci sta seguendo. I nostri 6 amici. Questa volta dobbiamo proprio affrontarli. Eccoci di nuovo tutti insieme, figlioli. Adolf. Alfred. Alfonso. Anthony. Aldo. E il mio diletto Augusto. Bene, dato che ho perduto, devo pagare. Comunque, prima di prendere qualunque decisione, è bene che sappiate che il mio notaio in Svizzera...
Aldo. Lo amo. Vamos, romantico. Perciò, qualunque sia la vostra decisione, il vostro oro è su camion. Le camion! Achtu camion! Scendete. Non toccare! Ma questo è oro! No! Ma che fate? Non toccare nulla! La gariola, la gariola! Rimedi la gariola! La provvidenza, sorella, la provvidenza! È un miracolo! Oh, chiama la cenere, sbrigate! Largo, largo! Tu un grande invalido! Non toccare, non toccare, disgraziato, ladri! Via, ladri, via! Forte, trovate! Lascialo stare, l'ho visto prima io! Professore, veglio, faccia qualcosa, rubo un tutu! Tutu! Tutto qua! Via, via! Ladri! Bastardi! Sgombrare, sgombrare! Ciattroni, andate via, vattene! Toglietevi di mezzo! Salvato, maledetto! Le volete andare? Che tu fai? Canta! Ora, ladri italiano! Via, via, per favore, Ottone! Via, via di qui, avanti! Non può così finire. Deve aiutare, professore. Deve fare qualche cosa. È tardi, Adolf. Troppo tardi. Lascia, è Ottone! Che Ottone! È oro! Qua ci tuoi! Fatemi entrare! Fatemi entrare! Via, via, maiale! Per la parrocchia. Via! Abbiamo tanti poveri. Uno basta! Ma che fai? Andate via todos! Todos! È nostro! È oro nostro! Io cammino! Tutti lo ammazzo! Guarda, è nostro! Oh! Ma che padrone! Che fa? È suo l'oro. No, magari. Volevamo aiutare. Abbiamo solo provato di fermare il camion. Restate a disposizione per la testimonianza. Tu, ritrovami l'autista.
Presto, circolare! Venga, professor. Può essere utile un'altra volta. Non ci sarà un'altra volta. Ma venga! Esatto, professore. Siamo su Catacomba San Petronio. Il dislivello è quello previsto. L'intersezione sfiora l'angolo di via Veneto a 35 gradi. Confermo operazione compiuta fino ore 1. Passo e chiudo.